Bentrovati al consueto appuntamento con l'informazione di Telebari e Radio Bari in studio Silvia De Sandi. In apertura parliamo di amministrative, vediamo quali gli esiti sino ad ora delle votazioni nei comuni in provincia di Bari. Amministrative a Bari. Certezza assoluta di rielezione per Michele Abbaticchio, sindaco uscente di Bitonto, che con oltre il 60% vince al primo turno contro la coalizione guidata dal PD. Molfetta invece va verso il ballottaggio tra Tommaso Minervini e Isabella De Bari, che guida invece una coalizione del centrodestra. Ad Alberobello e Polignano riconferme al primo turno rispettivamente per Michela Maria Longo e Domenico Vitto. Le elezioni si sono concluse già ieri in serata. Casano delle Murge sceglie una donna, Maria Pia Di Medio. A San Michele, invece, eletto Lorenzo Netti. A Castellana Grotte, il centro-sinistra elegge Francesco De Ruvo con il 52,4%. A Gravina, in Puglia, Alessio Valente si attesta sul 52,27%, seguito da Raffaele Colavito del Movimento 5 Stelle, che rimane al 22,9%. Ballottaggio, infine, anche nei comuni di Giovinazzo, Santeramo e Terlizzi. A margine della presentazione della seconda edizione di Digiton, l'onorevole Francesco Boccia ha commentato i risultati delle amministrative. Il Movimento 5 Stelle ha dimostrato ancora una volta di avere solo nella protesta nazionale un punto fermo delle proprie proposte politiche. Se centrosinistra e centrodestra sono uniti nelle città, vanno al ballottaggio e nel paese si giocano la partita. Infine la battuta sulla legge elettorale. Anche se si opta per un modello proporzionale, bisogna fissare un tetto oltre il quale ricevere il premio di maggioranza. Se nessuno raggiunge il 36-37%, l'accordo elettorale si fa dopo. Decidere prima è sbagliato. Verificare lo stato delle periferie con un'attenzione particolare alla sicurezza e alle implicazioni socio-economiche. La commissione parlamentare d'inchiesta creata ad hoc ha fatto tappa a Bari. La visita al quartiere San Pio, certamente la più significativa della mattinata. Roberto Maggi. Da San Pio a Japigia, da Libertà al litorale, la Commissione parlamentare d'inchiesta sulle periferie arriva a Bari, una delegazione che riferirà alle Camere e al governo sulle condizioni dei quartieri delle grandi città italiane. Dopo Roma, Napoli, Milano e Bologna, il capoluogo pugliese è il quinto centro sotto esame. Sotto la lente d'ingrandimento del presidente Andrea Causin e dei 20 componenti, le condizioni di sicurezza e di disagio socio-economico. Un giro che a Bari ha avuto come tappa più significativa proprio San Pio, un rione nato nel secondo dopoguerra con criteri urbanistici che hanno favorito l'emarginazione sociale, vera radice dei problemi che oggi affliggono la popolazione. Cosa che mi pare di aver capito è che oltre al supermercato non c'è nessun'altra attività commerciale. No, lì, oltre a ciò, prima qui sotto ci sono dei portici dove c'erano tutte le attività di negozi, ma è chiaro che se non c'è la vigilanza, il negoziante che viene la prima, la seconda, la terza volta stuzzicato e costretto a chiudere. C'è la piazza, c'è un buco enorme. C'è un buco enorme. È no, pericoloso è per i bambini. Pericoloso da avere. Ad accompagnare i membri della commissione anche il sindaco Antonio De Caro, che si è fermato con i bambini del quartiere presi in carico dal Centro Orizzonti. La commissione proseguirà domani nelle sue indagini, che serviranno anche a valutare interventi programmati sul territorio. L'obiettivo della Commissione, al di là del bando periferie, che ha avuto una caratteristica di occasionalità, anche se si parla di 2 miliardi, oltre 2 miliardi e mezzo di euro, è quella di rendere strutturale l'azione a favore delle periferie. Bari è una delle città più attenzionate, più importanti, perché è una città metropolitana. Il direttivo della Federalberghi Bari BAT ha deliberato all'unanimità un documento che stigmatizza le dichiarazioni del sindaco De Caro in merito alla volontà di applicazione della tassa di soggiorno a Bari e articola le ragioni degli albergatori sui rischi per il fragile mercato turistico cittadino. In linea generale siamo contrari alla tassa di soggiorno, commenta Francesco Caizzi, il presidente della Federalberghi Bari BAT. Il provvedimento annunciato dal sindaco di Bari rischia di bloccare sul nascere il duro lavoro di promozione e marketing turistico che i player privati e in forma associata stanno cercando di implementare con l'obiettivo di far decollare Bari come destinazione turistica. Nuove panchine su via Sparano. Questa mattina le sedute a forma di cubi e parallelepipedi sono state posizionate tra Corso Vittorio Emanuele e via Piccinni, dove la pavimentazione richiama la mappa a scacchiera del quartiere Murattiano. Si tratta della seconda serie di panchine dopo quelle montate lo scorso aprile nel tratto compreso tra piazza Moro e piazza Umberto.
Finanziamenti per lo sport e per la cultura. La polemica di ogni anno si ripete tra i 5 municipi. Sono troppo pochi. Sentiamo. Un bando da 48.000 euro rivolto ai soggetti culturali iscritti all'albo degli operatori istituito presso il Comune di Bari e 50.000 euro di finanziamenti complessivi, sempre in ambito cultura, da dividere tra i 5 municipi. La storia è quella di ogni anno. I soldi per assicurare una degna stagione estiva prima e una natalizia poi sono troppo pochi. I fondi, ripartiti a seconda del numero di abitanti residenti in ciascun municipio, serviranno infatti a garantire iniziative e spettacoli, anche invernali. Stessa cosa dicasi per il capitolo sport, che in tutto prevede 25.000 euro. Succede così che i municipi più grandi, primo e secondo, dovranno accontentarsi di 12.500 euro circa a testa, andando quindi in sofferenza, a scalare col segno meno per i restanti. La storia di ogni anno, anche quest'anno, è stata confermata la dotazione finanziaria degli scorsi anni, quindi 50.000 euro complessivi per tutti i municipi per i fondi culturali e 25.000 euro per i fondi sportivi, da utilizzare per tutto l'anno. Quindi ci concentriamo sostanzialmente per la stagione estiva e per il periodo natalizio, cercando di utilizzarli al meglio. Per quanto riguarda il municipio 2, quello che presiedo, sono circa 12.500 euro per le attività culturali e 6.000 euro circa per le attività sportive. Ovviamente stiamo puntando su una partnership con i privati, quindi erogando attraverso procedure pubbliche dei contributi che vedano una parte finanziata dal privato e una parte finanziata dall'amministrazione. La seconda edizione della Maratona delle Idee Digitali scalda i motori, presentata infatti Digiton 2017, appuntamento a Bicelli e Barletta dal prossimo 22 giugno. Il servizio. 100 start-up, 350 giovani ideatori, 50 investitori e 30 ore di hackathon. La Puglia si prepara alla seconda edizione di Digiton, la Maratona delle Idee Digitali. Un evento che per l'ideatore e promotore Francesco Boccia diventerà un appuntamento fisso da portare avanti negli anni. Una sorta di festival di Sanremo delle start-up, come l'ha definita lo stesso Boccia, con tanto di premio finale e di platea pronta ad investire sui migliori. Giovedì 22 giugno, l'apertura della manifestazione in Piazza Castello a Bicelli, prima giornata a cui seguiranno altri 3 giorni di incontri che coinvolgeranno anche Barletta con ospiti illustri della comunicazione, della politica e dello sport, come Dario Franceschini, Fedele Confalonieri e la D della Juventus Beppe Marotta. Alcune caratteristiche di Digiton restano confermate, cioè quello di anticipare le discussioni rispetto al futuro. Parleremo di Bitcoin, del superamento dei confini degli stati nazionali con multinazionali che battono moneta, e questo può creare problemi non marginali che vanno ovviamente governati. E poi parleremo di musica, di sport. 5 sono i premi che verranno assegnati ai progetti migliori. Il primo, anche quest'anno, offerto da Confindustria Bari Bat da 10.000 euro, con il presidente Domenico De Bartolomeo, che si aspetta ricadute importanti per il territorio. Ci sono tante realtà che sono riuscite a interpretare al meglio questa innovazione. In realtà c'erano già aziende che hanno avuto un impulso importante, tutte peraltro iscritte a Confindustria con questo nostro progetto anche Matchup. E l'edizione speciale del Medimex si è conclusa ieri sera con l'unico evento a pagamento, il concerto di Solange Knowles al Teatro Petruzzelli. Vediamo insieme un momento dello spettacolo. Iggy Pop Show sabato sera in Piazza Libertà in occasione del Medimex. Il concertone dell'Iguana ha chiamato a raccolta una carica di oltre 50.000 spettatori. Vediamo com'è andata. Non ha perso
stesso tempo Iggy Pop, appena salito sul palco, un saluto e poi giù verso i 50.000 che dalle 14 erano in Piazza Libertà ad aspettarlo. La variabile più difficile da prevedere, come lui stesso ha dichiarato, è come il motore di una moto: finché non dai gas non capisci quanto è potente, ma se alla prima accelerata si impenna, è fatta. E così è successo sulle note di I Wanna Be Your Dog. Ed è subito Iggy Show, l'iguana cade e poi si rialza per ben due volte, come nei migliori concerti rock. Dopo aver caricato il pubblico, di nuovo sul palco con la sua band per regalare a Bari un tuffo nel passato, negli anni del rock, quello vero, e della ribellione. 70 anni quest'anno e non sentirli nella sua voce potente fino all'ultima nota, l'iguana si muove, balla, si contorce, non badando affatto ad evidenti acciacchi fisici. Le rughe della sua pelle, come sempre ben in mostra, hanno raccontato la sua storia a suoni di The Passenger, Last for Life e Gimme Danger. Due bis prima di salutare Bari, con un ti amo urlato al microfono, mandando in visibilio anche Cesare Veronico, in trincea la sua prima da presidente di Puglia Sound. Il concerto di Iggy Pop è di fatto già entrato nella storia, quella del rock, di Bari e di questo 2017, perché la bellezza della musica, anche quella più graffiante ed arrabbiata, può salvare il mondo, dando un calcio a quella nota stonata che è la folle politica del terrore, che no, con la musica non c'entra davvero nulla. Eleonora Bagnato ha chiuso ufficialmente le porte della 75esima stagione della Camerata Musicale Barese, sabato sera sul palco del Petruzzelli, uno spettacolo creato appositamente per la Camerata. Le stelle dell'Opera di Parigi, di cui è stata nominata Étoile nel 2013, e dell'Opera di Roma, di cui è attualmente direttrice. Tra i danzatori che accompagneranno la Bagnato, nomi di spicco del panorama coreutico internazionale. Il telegiornale termina qui, vi ricordo che potete seguire notizie ed aggiornamenti sul nostro sito internet www.telebari.it. Ed ora vi lascio al meteo. Ben ritrovati ancora una volta da Claudia Fasola di Trebi Meteo. Vediamo martedì sulla penisola il tempo previsto grazie all'alta pressione in rinforzo sullo stivale. Saranno delle belle giornate in gran parte soleggiate, ad eccezione delle Alpi occidentali, con l'accumulo di addensamenti nuvolosi e qualche fenomeno. Vediamo infatti la prossima immagine della nuvolosità che ci riconferma quanto detto: piogge sulle Alpi occidentali per l'accumulo di addensamenti nuvolosi. Ma vediamo grazie alla prossima immagine il tempo previsto nel dettaglio sulla penisola: cieli in gran parte soleggiate su tutto lo stivale, qualche nuvola in transito sui settori centrali, meglio invece al sud con cieli sereni e qualche pioggia a partire dalle Alpi occidentali. Ma il dato veramente importante sono le temperature, in decisivo aumento al centro e al nord Italia, con punte che toccheranno i 34-35 gradi, più gradevoli invece al sud. E con questo è tutto. Per avere maggiori informazioni sulle singole località, vi invito a scaricare l'app gratuita di Trebi Meteo.